Buonasera, buonasera. Ciao Fabio. Buonasera. Come va? Ma. Come te lo chiedo tutte le sere? Non c'è mai. Ah sì? Tutto così. Come va? Beh, siamo rimasti in Piazza della Stazione perché abbiamo visto che, sai che noi aggiorniamo anche, no? Noi, tu non c'eri qualche mese fa, credo fosse estate. E tu sarai stato in vacanza o dove eri. Ci hanno segnalato che questi nuovi come li possiamo, pannelli digitali che indicano giustamente finalmente quando arrivano gli autobus, però li avevano messi dietro dei cartelli pubblicitari, ok? E quindi uno arrivava qui e dice, cioè doveva fare tutto un giro particolare per vederli sia di qua che di là, c'era, quindi è una cosa voluta proprio. C'era bisogno di te per vedere certe cose. Esatto. Metti una cosa interessante, una cosa bella, allora metti dietro cartelli pubblicitari. Esatto. Non so chi è, ma non esiste. Oh, adesso li hanno finalmente, hanno tolto il cartellone pubblicitario. E quindi si vede a distanza. E quindi finalmente si vede a distanza sia di qua che di là. Quindi evidentemente ci hanno ascoltato e questo ci fa molto piacere. Cosa c'è? Erano lì. Ah, erano qui infatti. Vedi? Sì, cioè vicini. Sì, quindi era proprio assurdo, no? Che, cioè, mette una bella cosa per la gente, se poi gliela copi che non la vede. Esatto. Ora, visto che siamo qui, vedi, dice che alle 17.52... Che 17.52 stanno ora qui, che fai io? No, scusa, 17... Fra due, tra minuti, due minuti passa la 1D, la famosa, via mitica... Concino. La 1D. Chi era Concino Concino? Non me lo ricordo, non me lo ricordo neanche io. Stavolta mi hai fregato, non me lo ricordo neanche. Vabbè, non credo, non vorrei offendere nessuno, ma non... Se gli hanno dedicato una via sarà stato importante. Vabbè. Comunque la 1D, la 1S esiste ancora. Esiste ancora la 1S? Sì, può essere, sì, sì. Tanto, storiche tanto linee, storiche linee. Sì. Chi non l'ha mai prese? È dal 1970. Pensa, hanno fatto sono sempre le stesse. Sempre quelle. Piccole deviazioni, sì. Ma comunque via Concino Concini c'era nel 70, no, quindi vabbè, l'hanno un po' allungata. Allungata, però quello è. Adesso vediamo se effettivamente arriva tra poco la 1D. Però in attesa di questo il sindaco ha detto che questi pannelli saranno diffusi anche in altre aree. Bello, giusto? Veramente bello, ecco. Io rifarei anche le linee prima, perché dopo se no magari si rifa, tocca dopo spostare si i pannelli linee, dopo tocca, tocca spostare tutti i pannelli. Io rifarei anche le linee, comunque sia studierei un bel percorso nuovo adattato alle esigenze di oggi della città, in modo tale che pullman vengano utilizzati dalla gente molto di più e quindi si evita di avere un sacco di perdite sempre su questo servizio, e poi semplicemente installare i cartelli. Però è una bella cosa, perché se vai nelle maggiori città italiane e europee trovi questo, quindi è un bel servizio che tu fai. Secondo te, poniamo il caso che la 1D sia in ritardo, sì, cioè secondo te è effettivo, cioè ti sta dicendo che manca, sta arrivando veramente? Cioè è sincronizzato col ritardo? O ti dice l'orario in, no, cui dovrebbe passare? Io penso che ti dica l'orario che deve passare. Vediamo un po', perché c'è, ora c'è un po' di traffico a quest'ora. Cioè, non... Poi c'è il problema di via Petrarca, vediamo un po'. Guarda che secondo me, infatti stiamo vedendo dalla vetrata che il potrebbe forse essere sincronizzata con un GPS, che ne sai? Ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare. Adesso vediamo, perché il traffico sta scorrendo, quindi sarebbe veramente... Un'ottima la dà ancora cosa. Un minuto alla 1D ed arriva, attenzione, la 1D. È fantastico. Bravo. Perfetto. Bello, allora bello. Vedi che è sincronizzato al secondo. Va bene, questo fa piacere. Vedi? Questo fa piacere. Infatti la dà ancora un minuto. Eccola qua. Sta arrivando il punto. La 1D, preciso. Preciso. Quindi uno sa, quindi è se fosse in ritardo, quindi probabilmente è collegata col GPS, io penso. Non so l'orario che debba passare. Magari se ci fosse l'orario si verifica anche se deve passare 17.01. Infatti l'ha già cancellata, vedi, sì, perché è già qui. E allora adesso fra 5 minuti c'è l'L2. F2, che cosa sarà? La famosa 2, sì. Ho visto che va indicatore. Va bene, quindi due buone notizie. Hanno tolto questi cartelli che chiudevano la visuale di questi pannelli digitali e secondariamente... Sembra tutto, siamo che non sia un caso, ma non credo, è sincronizzato, perfetto. Quindi siamo una città finalmente un po' europea. Moderna, europea. Poi Beh. Se cambiano le linee, meglio. Ci vediamo domani. Ciao.